Abstenzioni? Le indicazioni operative che vi do adesso, all'inizio di questa lezione, sulla modellazione sono cose proprio elementari, no? Quindi ferri dei mestieri. Però, fermo restando che noi di teoria sappiamo tutto, dovremo sapere tutto, dopo qui non ci basta sapere che la soluzione esiste unica, bisogna anche determinarla. E per fare questo bisogna sviluppare i calcoli, no? In una maniera che sia corretta. Vi ho già detto, vi ho espresso le mie quattro regole: l'esplorazione del problema, la delimitazione, la sensitività, la ridondanza. Ecco, per impostare il problema, la modellazione, le cose da vedere sono queste. Allora, se prendiamo un esempio qualsiasi, l'esempio qualsiasi potrebbe essere in prima battuta anche la cosa più semplice del mondo: una trave, no? E ha questa luce fuori tutto, e poi ha degli appoggi, possono essere questi, agli estremi. Quindi è chiaro che l'appoggio teorico può essere pensato qui, in questa posizione qua, questa e questa posizione qua. Quindi questa potrebbe essere la luce netta, questa qui è la luce totale, no? Normalmente si immagina che, se per esempio qui sono due situazioni d'appoggio, sull'appoggio che ha questa dimensione qui, chiamiamolo A, qui sopra ci sia una distribuzione di sforzo che potrebbe essere considerata ad esempio lineare in questa maniera. Quindi la risultante dell'appoggio, quindi la forza della reazione, la reazione applicata qui, dovrebbe essere applicata a 2/3 di A se A è l'impronta di carico. Quindi, per esempio, da questo disegno qua, la mia luce netta dovrebbe essere luce totale, fuori tutto della mia trave, meno 2/3 A da una parte e 2/3 A dall'altra. Oppure anche, siccome questa è un'assunzione del comportamento elastico lineare, non è che sia verificato, si potrebbe anche più semplicemente ritenere che questo sia semplicemente a mezzi. La posizione della reazione è questa. È chiaro che se in un ponte l'appoggio è ben definito, come potrebbe essere il caso in cui questo estremo qui, se la mia trave che arriva potrebbe essere in acciaio oppure in cemento armato, in questa posizione qua esiste per esempio un dispositivo di vincoli, potrebbe essere fatto in questa maniera, una piastra di diffusione, poi qua sotto c'è il mio appoggio fatto in una qualche maniera, qui ci sarà sicuramente un'altra piastra di appoggio di diffusione, e poi potrebbe esserci un qualche sistema, per esempio la cosa più semplice, un cilindro metallico in questa maniera, forma una cerniera sferica. Questo qui potrebbe individuare chiaramente qual è la posizione della reazione. È chiaro che se non esiste un dispositivo meccanico così preciso, e invece c'è un pad, un cuscinetto di materiale deformabile, la problematica diventa questa. Poi, come si produce, come si realizza la discretizzazione? Beh, se questa la devo discretizzare in prima battuta con un modello a trave, quindi nel modello a trave io vedo semplicemente, teoricamente, ad esempio qui, se volete una cerniera, qui un carrello, esempio qua il vincolo non potrebbe essere questo che permette lo scorrimento in orizzontale, ma dovrebbe essere un dispositivo che è uguale di questo,
e però per esempio presenta dei ritegni alla traslazione della cerniera in modo tale che formi una cerniera fissa che permette la rotazione ma non lo scorrimento. Se invece questo estremo è proprio questo, allora il rullo può scorrere, quindi ci sono questi due aspetti qua, no? Poi oltretutto, se dovessimo guardare dall'alto il nostro vincolo è questo, questa è la nostra cerniera cilindrica. Qua sotto tipicamente vedremo l'impronta del appoggio sottostante la cerniera. Qui ci sarebbe chiaramente, vedremo dall'alto, la piastra metallica che diffonde. Piastra metallica chiaramente più larga in una direzione dell'altra, quindi veramente la piastra metallica ha queste impronte qua. Questa distanza qui, questa grandezza qui è questa. E fuori piano, questa è la larghezza della cerniera cilindrica, la piastra più grande per diffondere il carico, e poi qui devono essere presenti delle costole laterali, in modo tale che la cerniera possa ruotare questa parte ma non traslare questa direzione. Quindi ci sono dei vincoli che arrivano a fissare fuori piano la trave. Beh, detto questo, se consideriamo il problema del piano, allora questa qui è chiaramente la luce netta e la dispensazione viene fatta in questa maniera. Allora, sicuramente a prescindere da tutto metto un nodo all'inizio e alla fine della luce netta, poi sicuramente metto a metà della mia trave un altro nodo. Quindi la discretizzazione comunque sia parte da questi tre punti fissati. Se avessi invece ad esempio un modello a lastra, supponiamo che questa sia la trave è un po', suppongo per comodità che sia un po' più tozza di questa qui, quindi un po' più alta. Allora qui è chiaro che l'appoggio sta qua sotto, poi la lunghezza netta della mia trave è questa qui. La trave chiaramente la lastra è un po' più lunga da una parte e dall'altra. Allora qui il punto di partenza, i nodi di cui per partire sono sicuramente, considerando la posizione teorica di appoggio, quindi le reazioni saranno disposte lungo questo asse, i nodi da considerare sono sicuramente questo sul bordo inferiore, questo sull'altro estremo in corrispondenza dell'asse, e poi i nodi superiori. È chiaro che perdiamo questo bordo di lastra e in effetti è presente nella struttura reale. Questa fetta qui di lastra è quella che ad esempio ho all'altro estremo, ed è questa qui. Questa parte qui dopo, dal punto di vista strutturale, del comportamento complessivo non ha nessuna influenza, però per la diffusione del carico ce l'ha. Quindi dopo dovremo inserire anche quest'altra fetta di struttura. Qui ce la possiamo scordare perché tanto nel modello a trave la regione nodale è concentrata in un punto, no? E invece qui vogliamo essere più precisi, questa fetta di piastra deve essere inserita perché permette la diffusione del carico all'interno della struttura. Detto questo, poi comunque sia prendiamo anche la simmetria della struttura, quindi sicuramente dobbiamo mettere anche questi nodi. Il punto di mezzeria di una trave, di una struttura così, va sempre individuato esplicitamente dai nodi, no? Perché per esempio in mezzeria, chiaramente per tutti quanti quello che riguarda la deformabilità, è il punto di riferimento, anche se magari
il carico non è simmetrico, quindi l'abbassamento magari sta da una parte all'altra. Poi, altra cosa che va sicuramente sempre messa è l'asse, considerato l'asse della nostra trave. Se chiaramente la sezione, ad esempio, la sezione rettangolare, non c'è nessun problema a pensare che il baricentro stia a metà altezza della trave. Se però la sezione è ha un'altra forma, il baricentro in questo caso qui per esempio è posto più in alto, deve essere considerato la linea d'asse in corrispondenza del baricentro. Io vi ho fatto il primo caso, non fatemi segnare l'altra situazione. Se la trave a sezione rettangolare, il baricentro sta qui, se fosse più in alto, vabbè, poco male, lo segno nella posizione corretta. Quindi sicuramente vanno prese queste linee, le due linee teoriche, nodo sopra e nodo sotto, i due estremi, nel caso di lastra perché proprio vogliamo vedere la diffusione del carico, e la sezione in mezzeria. Quindi 5 vanno sicuramente messi, qualsiasi cosa succeda. Poi, oltre chiaramente all'individuazione dell'intradosso e dell'estradosso, deve essere pensata alla posizione dell'asse della struttura, e quindi vanno inseriti questi altri nodi qui. Questi sono i nodi di partenza che ci devono essere sicuramente. Questo per il modello trave, che è più sintetico, quindi per esempio possiamo trascurare la zona diffusiva, perché tanto nel modello trave non si vede, non esiste. Se il modello a lastra, la situazione è questa. È chiaro che se io ho qualsiasi tipo di discontinuità, quindi delle singolarità, che sono geometria, il materiale, di carichi o di vincoli, in quelle sezioni dove ci sono queste singolarità deve essere piazzata una sezione. Se per esempio qui avessimo una qualche singolarità, un carico concentrato preciso, questa è una sezione che devo inserire con i tre nodi sopra, sotto e in mezzo. Quindi dove c'è la singolarità deve passare una sezione, ci devono essere tre nodi, c'è il modello a lastra, quindi uno sopra, uno sotto, uno in mezzo, l'asse baricentrico. Se invece c'è un modello a trave basta mettere un nodo in centro. Poi, questo è il punto di partenza. La regola generale con cui si modella una struttura è questa. Io metto meno cose possibili pur di avere, per avere il risultato corretto. Quindi non metto nulla di più che non sia strettamente necessario. E poi, come abbiamo visto anche le volte scorse, l'aspetto significativo è pensare, per esempio, se io voglio calcolare la freccia di questa trave qui, una delle quantità globali che sono immediate, per esempio, la freccia, la mezzeria, è questa qui, nel modello ad asse a trave non ho nessun problema, questo è il nodo. In questo caso qui, o come nel nostro tubo, abbiamo delle incertezze più scelte. Allora, se noi vogliamo confrontare direttamente il modello a trave col modello a lastra, no, se non ci sono particolarità, quello che è equivalente a questo F qui è la F in questo nodo qui che chiamiamo 1. Quindi, per esempio, supponiamo di avere un carico distribuito, lo chiamiamo V, abbiamo anche una condizione di carico molto semplice, può essere ad esempio questa, che qui è rappresentata nella stessa maniera. Per esempio pensiamo che Q sia il peso proprio, c'è una leggera differenza sulla risultante del carico, perché vedete, la risultante qui nel modello a trave, chiamiamo Q grande, sarà Q per L netta. Qui invece la risultante Q del carico è Q per L totale, perché ci sono anche due piccoli sbalzetti. No.
Quindi questa è la risultante, quindi come vedete già qui tra il modello a trave e il modello a lastra c'è sicuramente un qualche percento di differenza del carico totale. Bene, se facciamo così possiamo mettere qui in evidenza quella che è la freccia del modello a trave è equivalente alla freccia 1, questa. Invece che avere un carico distribuito come questo, abbiamo un carico concentrato, quindi supponiamo di non avere questo carico, supponiamo di avere un carico concentrato, questo qui, non fatemi rifare il disegno, metto direttamente la risultante, e in questo caso qui la situazione diventa più delicata, perché se noi vogliamo avere un confronto complessivo sulla trave, questa deve essere confrontata con questa, ma se voi ci pensate, per esempio, ci sono degli altri valori, questo è la F superiore all'estradosso, questa è la freccia all'intradosso. Le tre frecce, freccia superiore, freccia 1, freccia inferiore, sono tutte e tre uguali? No. Qual è la più grande? La inferiore. Col carico concentrato forse è la superiore perché ci applicava direttamente il carico. Dunque, se io qui non segno il comportamento globale, il comportamento globale nella trave sarà un'inflessione così, qua l'asse grosso modo avrà un'inflessione più o meno simile. Su questa inflessione, quindi se trascuriamo questa, che è rappresentata da questa F1 da confrontare con questa, qui se c'è un carico concentrato, in genere c'è una deformazione locale, c'è un imbozzamento locale, perché infatti per esempio se voi considerate la situazione in cui qua sotto ci sia un vincolo perfetto, quindi la trave è semplicemente appoggiata sul pavimento, qui la F1, la F0, se qua mettete la stessa cosa F1 è 0, però questo un po' si abbassa perché è una deformazione locale sulla lastra, un comportamento locale, c'è un po' di imbozzamento. Quindi, in generale, da questo disegno qua, noi sappiamo che la F superiore sarà maggiore o uguale della F del baricentro, che a sua volta è maggiore o uguale della F inferiore. Perché qui abbiamo un comportamento locale più o meno evidente. Quindi complessivamente segno qua la deformata potrebbe essere questa qui, questa qui sarebbe la deformata se il carico fosse distribuito, per esempio la situazione precedente. Qua invece abbiamo un imbozzamento locale dovuto al carico concentrato. La stessa cosa avviene ovviamente anche qui, perché qui se non ci sono cose particolari o costole di irrigidimento, anche qui un carico concentrato, quindi qua abbiamo due imbozzamenti locali che si aggiungono. Quindi per esempio la freccia che io ho qui, F con 1, è la freccia F che ho qui più queste frecce agli estremi che sono dovute all'ambuzzamento locale della struttura. La freccia complessiva, quella per esempio che abbiamo qui, la freccia, diciamo, se dovessimo controllare gli abbassamenti dell'estradosso, per esempio pensare a una situazione, un ponte ferroviario, è quindi la F1 più questo imbozzamento locale dovuto al fatto che agli estremi ho delle reazioni concentrate, più questo altro F locale, imbozzamento locale, perché per esempio se ho una ruota precisa nel mio treno schiaccia quel punto lì. Poi dipende chiaramente se ci sono delle costole e poi effettivamente quant'è la rigidezza per esempio delle ali, se parliamo di una trave in acciaio o quant'altro. Questi effetti qui locali chiaramente non si vedono qua, perché qui per ipotesi
la sezione in direzione, la trave in direzione verticale non ha sigma, quindi non ha epsilon, è indeformata. Queste sono delle peculiarità che vengono fuori. Quindi in generale vedete che la modellazione corretta di vari elementi che costituiscono l'appoggio, l'eventuale modellazione esplicita di una costola o di più costole o quello che volete, è essenziale proprio per cogliere questi aspetti. Che il modello più è realistico, più coglie aspetti di dettaglio, che il modello globale trascura. No? Nel modello a trave c'è la sezione che ruota a trave stando piana, evidentemente c'è lo scorrimento a taglia per Timoshenko, ma questi aspetti non si vedono. Quindi anche il confronto tra spostamenti differenti va valutata in questa maniera. Qui, scusate, in questo grafico qui metteremo non tanto il carico che riteniamo fisso, ma lo spostamento rispetto al numero del modello. Quindi, in entrambi i modelli ci sono, per esempio, potremmo sviluppare una serie di modelli, una famiglia di modelli basati sull'elemento a trave. Poi a un certo punto vorremmo fare uno scatto e pensare di considerare modelli a lastra. Quindi, per esempio, questi sono entrambi i modelli 1, questo è il modello 1 per la trave, questo qui è il modello 1 per l'elemento a lastra. È chiaro che probabilmente se noi consideriamo la numerazione continua dei modelli, questo magari non è il modello 1, ma globalmente è il 17° modello che facciamo. Al solito qui abbiamo messo una delimitazione, quindi per esempio abbiamo messo dal nostro manuale un valore di stima della freccia, il carico col carico distribuito, col carico concentrato. In genere le delimitazioni di partenza sono fatte con risultati che ci sono sui manuali ingegnere, su prontuario, quindi si parte da questa, che diciamo ci costituisce una linea comunque di riferimento. E in un caso o nell'altro, per esempio, abbiamo ottenuto, poniamo questo valore qua, in questo caso qui un valore differente. Come regola generale, ci si aspetta che più gradi libertà la struttura e più è ricco il modello, più la struttura possa essere libera di deformarsi. Quindi io mi aspetto, non c'è niente in particolare, che questo modello, anche con la mesh, con la discretizzazione 1 che abbiamo individuato, minima sindacale, sia più deformabile di questa. Poi ci sono anche queste considerazioni a parte, che sono correzioni locali che vengono considerate. Infatti, se volete, per esempio, qui la sezione, ripeto, del modello a trave non ha nessuna possibilità cinematica di alzarsi, abbassarsi, deformarsi. Questo invece è reso possibile questo modello, che è cinematicamente più ricco, permette anche questi comportamenti qua. Bene, i passi successivi sono fatti in questa maniera. Ritengo, cioè tengo, tutti i nodi che ho inserito prima e infittisco la discretizzazione. Normalmente la discretizzazione viene ottenuta suddividendo in due le varie parti. Quindi il passo successivo tipicamente potrebbe essere l'inserimento di questi nodi, da cui ottengo una soluzione che normalmente nei modelli a trave gli spostamenti sono maggiori o uguali rispetto a prima. Qui la cosa invece è un po' più delicata. Se la discretizzazione che io ho messo così è quella strettamente necessaria per rappresentare correttamente, cogliere diciamo i punti più importanti della struttura, quindi gli appoggi, le sezioni di appoggio, le sezioni di fine struttura vera e propria, l'asse, il punto di mezzeria, la sezione di mezzeria, ci sono delle considerazioni da fare che sono queste. Le considerazioni che adesso facciamo, lasciatemi cancellare questa lavagna,
Le considerazioni che facciamo sono pertinenti agli elementi bidimensionali come pilastre e piastre, quindi non sono tanto pertinenti agli elementi di trave, ma sono pertinenti alla forma geometrica degli elementi bidimensionali. Come possono essere questi? Allora, le osservazioni da fare sono queste qui. Ci sono, c'è una parte A di osservazioni che è legata al tipo di elementi che noi consideriamo, no? Ripeto, quello che vi faccio vedere sono tutte regole che potrebbero finire sotto il cappello di euristica. Euristica vuol dire essenzialmente non ci sono teoremi o altre cose dietro, forse in alcuni casi c'è, ci sono teoremi, no? Però non ci interessa più di tanto in termini di utenti questa cosa qui, in questa serie qui. Quando io ero un programmatore di elementi finiti e facevo codice di calcolo, mi interessava questo aspetto. Adesso che sono più grande mi interessa solo utilizzare la macchina, e probabilmente mi sono dimenticato come si monta e si smonta la macchina, quello che mi interessa è questo. Allora, nell'elenco dei miei elementi finiti che trovo nel mio codice di calcolo ci sono elementi di tutti i tipi. E in particolare ci sono fondamentalmente questi elementi. Una famiglia di elementi triangolari, una famiglia di elementi quadrangolari. In particolare questi hanno, nella forma più semplice, assumono una forma che è di tipo rettangolare. Allora, oltre a queste forme qua, ci sono anche forme più convolute. Questi sono tutti elementi che hanno lati rettilinei. Poi ci sono degli elementi che hanno lati curvilinei, come possono essere questi. Questo qui ha una sigla che si chiama CST. Questo è un LST. Questa rappresenta la deformazione all'interno del triangolo costante, constant strain. Questo all'interno di questa area qui può rappresentare un linear strain, quindi una deformazione lineare. Quindi se voi pensate di moltiplicare queste deformazioni generali tensori per la matrice di Lenz, in generale qui dentro avete uno stato di sforzo costante, per esempio la lastra, la forza di stato costante, qui avete uno stato di sforzo che è lineare. Poi la stessa cosa avviene quando consideriamo elementi con lati curvilinei e un elemento con lati curvilinei potrebbe essere questo. Questo qui si chiama iso P4, questo qui è un iso di 8, alle volte c'è la variante, qui viene messo anche considerato il nodo in mezzeria, questo diventa l'iso P9. Una forma simile di formulazione con degli ingredienti basici sono i modelli, sempre 8 nodi solo sui bordi, che si chiamano serendipiti. Qui voi potete pensare questa cosa qui in maniera brutale, volgare, fermo restando che noi potremmo andare a guardarci tutti i sacri libri di discretizzazione numerica. Qui è come se scegliessimo cartucce differenti, no? E la stessa cosa, quindi c'è tutta questa farmacopea di elementi. Allora, qui ci sono degli elementi che naturalmente, sempre in termini statistici, funzionano meglio rispetto a quelli che funzionano meno bene. Allora, in assoluto l'elemento che funziona meglio è questo qui, che è un elemento formulato da un signore che si chiamava Filippo, stava in California. Poi gli altri elementi sono, diciamo, quelli che funzionano meglio sono: se il comportamento è elastico, ovvero dolce, regolare, come per esempio potrebbe essere una struttura in acciaio in cui per esempio c'è la diffusione di plasticizzazione che è più o meno un contorno di plasticizzazione che è costante, sono gli isopiotto, oppure i serendipiti.
Se invece il comportamento è più, diciamo, non così regolare come una plasticizzazione, che ha un andamento più o meno, pensate al cerniera plastica, no? Comportamento regolare, invece il materiale con cui avete a che fare ha un comportamento, per esempio, quando si avvicina alla rottura, che è più discreto, più saltanellante, per esempio ci sono strutture in cemento armato, in campo non lineare, vanno meglio queste, oppure anche queste. Quindi in generale se il comportamento è regolare, se ci sono più nodi, lati curvilini, in genere per quanto riguarda il comportamento materiale, meglio. Se invece il comportamento, dopo pensiamo di fare, sviluppare un'analisi che arrivi fino al collasso, il materiale ha delle fratturazioni, quindi delle discontinuità, vanno meglio gli elementi questi più poveri. Queste sono le condizioni e considerazioni che si possono fare in termini generali sulle armi. Poi ce ne sono altri aspetti. Altri aspetti sono legati invece non alla formulazione. L'elemento di Filippo c'è, bellissimo, se no. Ma la seconda parte riguarda, il secondo criterio scelto, non riguarda tanto la formulazione, ma quindi cosa c'è dentro, quali funzioni di forma si potrebbe dire sono inserite all'interno, no? Come viene interpolato il campo di spostamenti, quindi il campo di formazione, quindi il campo di sforzo. La seconda osservazione che va fatta è questa: che forma geometrica hanno in termini di distorsione? Distorsione geometrica, quindi la forma, non ci interessano i nodi, quanti sono, ma come appare il sistema. Allora, prima di tutto, in questi elementi qui, con quattro nodi, non ci possono essere angoli rientranti, quindi tutti gli angoli, non possono esserci angoli acuti, ad esempio, non ci potrebbe essere un quadrilatero con questa conformazione. Un angolo rientrante, quindi questo è assolutamente vietato, non ci possono essere angoli rientranti. La stessa cosa potrebbe succedere in questo caso qui, quando magari uno dei lati potrebbe essere questo qui magari diventa questo e questo qui diventa questo. Quindi per esempio se ci fosse un elemento con quattro nodi così non va bene. Alla stessa maniera se ho un elemento 8 nodi, per esempio, così. Questo è segnalato in genere dal codice di calcolo. Il messaggio che viene emesso è, nei software più nobili, viene emesso il messaggio, lo jacobiano, che in questo momento qua non mi interessa spiegarvi, è negativo. Che vuol dire che non va bene per questo motivo qua, dal punto di vista geometrico. Non sto a spiegarvi cos'è lo jacobiano perché non ci interessa, è un warning, no? Che ci dice che la cosa non va bene. O in altri termini viene semplicemente detto l'angolo, cioè un angolo rientrante o cosa del genere. Anche questo è un warning che dopo dovrebbe essere, alle volte il codice di calcolo, in certi codici di calcolo l'esecuzione si interrompe, quindi basta, viene fuori questo errore. Macchina si ferma, in altri casi viene fuori questo warning e si continua a procedere al calcolo. Questa distorsione qua anche deve essere valutata, per questo motivo qua, facciamo qui un esempio. Qui è un po' come quando si guida una macchina e qui dipende che macchina si guida. Per esempio, potrebbe essere un messaggio d'errore analogo con la metafora della macchina: le pastiglie dei freni non funzionano più. Se io sono la vecchia signora o il vecchio pensionato e viene fuori il messaggio che le pastiglie dei freni non funzionano più, è giusto che la macchina mi si fermi. La macchina si ferma perché diventa pericolosa. Se io invece sono James Bond, il fatto che la pastiglia dei freni non funzioni, no, è una cosa che io posso in qualche maniera comunque correggere e andare avanti, perché per esempio comincio a scalare le marce, ruoto, sgommo, vado in derapata e così via, quindi me la posso cavare. Se noi siamo la vecchia signora, il vecchio pensionato, come usiamo codici di calcolo a livello, diciamo, elementare, giusto come la macchina. Fiat Panda, pastiglia dei freni non va, si ferma la macchina.
io invece ho la Lamborghini e così via, mi viene fuori anche, per esempio, non so, tipo come se disattivassi l'ABS. Se io ho una macchina da pensionato, se mi si disattiva l'ABS è giusto che la macchina si fermi, perché si presume che l'autista non sappia guidare senza ABS. Se io invece sono James Bond, anche senza, anzi a volte stacco l'ABS perché voglio sgommare, e l'analisi va avanti. Per esempio, una delle cose che potete anche pensare è anche questa. Il fatto che ci sia questo jacobiano, ovvero questa rientranza qui, vuol dire che quell'elemento lì non funziona. Vi darà dei valori completamente sballati. Allora, pensate questa cosa qui. Io ho questa struttura e per esempio discretizzo così. Quindi utilizzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementi LSD e per esempio questo elemento qui ha per esempio una distorsione di questo tipo qua. Quindi ho una configurazione di questo tipo qua. Oppure pensate che io abbia questa discretizzazione ancora più semplice, con elementi a 8 nodi, e per esempio io abbia per un qualche motivo fatto una discretizzazione di questo tipo qua. Quindi in questo caso qui l'elemento che risulterebbe avere un jacobiano negativo è questo, e l'altro, questo è quello 8 nodi. Ecco, ripeto, io non so cosa vuol dire lo jacobiano, non ve lo so spiegare perché non vi sono interessate altre cose, però vuol dire che essenzialmente è un messaggio che vuol dire quell'elemento lì, che probabilmente è un intorno di quell'elemento lì, restituisce valori non corretti, perché vuol dire che è stata calcolata la rigidezza di questa parte della struttura male, in maniera sbagliata. Allora è chiaro che qui, se sbagliate questo, sbagliate questo in termini di rigidezza, l'errore è notevole, perché grosso modo avete sbagliato, diciamo, un elemento su quattro, anzi considerando che è sbagliato anche questo, quello vicino, in un certo senso probabilmente metà della struttura è sbagliata in termini di rigidezza. Qui potrebbe essere un 4, grosso modo, forfettariamente, no? Non è così, no? È sicuramente sbagliato l'elemento, quello jacobiano negativo, dove viene il warning, e il messaggio è l'elemento numero 12712, quindi 12712, c'ha un errore di questo tipo. Se però io ho una struttura fatta così, quanti elementi finiti ci sono? Ma qui ce ne sono 8, qui ce ne sono 4, qua ci saranno 200. Supponiamo che qui ci sia, per esempio, un elemento che ha questa questo jacobiano negativo. Allora, sul comportamento strutturale della struttura, diciamo che sia una trave di questo tipo qua, il fatto che ci sia un baco su questo elemento qui, quanto influenza? Poco, niente, no? Quindi il messaggio è lo stesso, il warning che vi viene messo è lo stesso, e c'è una distorsione della discretizzazione che porta a un'errata valutazione della rigidezza di quell'evento finito là e di un certo suo intorno. Questo però deve essere anche valutato, perché se io ho quattro elementi ne sbaglio uno, è probabilmente sbagliato anche quello vicino e così via, sbaglio tutto grosso modo. Se io ho 100.000 elementi ne sbaglio 10, non mi importa un accidente, perché 10 elementi su 100.000 vuol dire che un elemento su 10.000 è sbagliato, però non tocca nulla. Allora, i codici di calcolo, quelli diciamo pedanti, no? Che sono quelli per i pensionati o per le pensionate,
si bloccano, cioè un elemento finito su 2 milioni di elementi finiti che hanno lo jacobiano negativo, morta lì. E invece ci sono dei codici di calcolo, diciamo, più sofisticati, che dicono: guarda, l'avverto è, nella tua mesh di 2 milioni di elementi finiti ne hai 127 vacati. Quindi dopo valuta se questi 127 ti danneggiano la struttura oppure no. Quindi continuano le analisi, tengono i risultati, l'analista deve controllare se va bene oppure no. E questo è una cosa che per un analista esperto, come dovremmo essere noi, è importante, no? Perché, per esempio, considerate questo esempio chiarissimo. Ponete di avere anche una struttura intelaiata, fatta così, e uno degli elementi, questo, è bacato, nel senso che l'avete calcolato male in termini di rigidezza. Non ci sono problemi di jacobiano, sono altre cose. Supponiamo che abbiamo sbagliato questo. Oppure considerate questa situazione in cui il codice di calcolo dice: guarda, è bacato quello lì. Sono sempre un elemento solo bacato, magari su 100.000 aste. Però se è qua dentro, per quanto riguarda il comportamento globale, probabilmente non ce ne frega niente. Se è sbaccato questo, è sempre un elemento, però lì non va, bisogna buttare tutto. Quindi questo vuol dire, un software pedante, qualsiasi sia l'elemento che non va bene, supponiamo che magari ci sia un grattacielo, c'è il balcone, che magari è bacato oppure è labile, il programma si ferma. E invece un programma evoluto dice: guarda, allo spostamento numero 12.327 corrisponde una rigidezza che è nulla, vuol dire che il sistema è labile. Allora, l'analisi, guarda, io ti ho fatto il resto dei calcoli, controlla te se questa è una cosa accettabile oppure no. Giusto? Quindi questo è un aspetto che anche veramente discrimina tra chi fa le analisi e ha fatto analisi significative e chi invece ha fatto la casetta. Perché questa cosa qui può essere una cosa marginale rispetto a tutto il resto della struttura. I codici di calcolo, per esempio, se hanno anche, se voi avete una portaerei e uno dei portelli della vostra portaerei non è vincolato bene, magari si apre e c'è la labilità alla rotazione. Cosa influenza il fatto che ci sia la labilità di un portello della portaerei su tutta la portaerei? Niente. Quindi il codice di calcolo pedante si ferma: guarda, qui c'è una labilità, fatti i tuoi, e non ti dice magari neanche cosa, quindi uno impazzisce che tu hai la labilità. Se invece un codice di calcolo significativo ti dice giustamente: guarda, c'è una labilità, io non so come codice di calcolo valutare se quello che ti esce è importante, è corretto oppure no, so che c'è una labilità, dopo io ti segnalo questo, che normalmente è associato a un valore di rigidezza che è zero, molto piccolo, ma può, guarda te, se è significativo oppure no. Per esempio, la labilità del balcone, qua, è influente. Se ci fosse la labilità qui, questa è influente. Il calcolatore ti può segnare questa labilità, perché per il calcolatore sono numeri che sono zero, le rigidezze flessionali qui sono zero, però non ha visione completa della struttura per dire quando e come. Va bene? Quindi ci sono questi aspetti qua. Poi l'altra cosa che deve essere considerata non sono tanto gli enti della discretizzazione, ma diciamo quelli che sono gli allungamenti della discretizzazione. Prendiamo qualsiasi elemento, può essere questo qui. A può essere inscritto, può essere, scusate, circoscritto da questo cerchio che ha queste dimensioni qua, di grande, di diametro. Al suo interno il più grosso cerchio che può essere inscritto nell'elemento è questo, con questo diametro qua. Quindi
In generale, se io ho una di queste figure qualsiasi, poniamo anche di avere una cosa molto semplice come può essere questa, questo è un quadrilatero, non ha angoli rientranti, quindi va bene. Il più piccolo cerchio che circoscrive l'elemento è questo, grosso modo, questo diametro qua di... Il più grosso cerchio inscritto qua dentro è questo. Il piccolo. Allora possiamo prenderci come misura della distorsione, no? Che è il caso dell'allungamento, il rapporto tra di grande e di piccolo. No? Se l'elemento è rettangolare, questo rapporto qui può essere anche semplicemente base sull'altezza. Chiaramente la forma rettangolare, quindi anche prendere il diametro del cerchio che circoscrive quello che è scritto, così via, oppure prendere il rapporto B su D è stessa cosa, perché è un rapporto questo qualitativo, no? Quindi in genere quello che si può dire è questo: se questo rapporto qui è vicino a 1, questa è un'ottima cosa, perché l'elemento può rappresentare correttamente sia la rigidezza che lo stato di sforzo del mio elemento. Se questo rapporto qui è più grande di, diciamo, 10, può rappresentare con difficoltà la rigidezza, ma non rappresenta correttamente lo sforzo. Quindi qua rappresenta correttamente la sigma, come rigidezza possiamo mettere la K. Se sono verso questa zona qui, qua a stento rappresento correttamente K. Se supero questo rapporto qui, dopo probabilmente arrivo magari a 20 e così via, non colgo più niente. Questo qui serve per valutare la nostra discretizzazione. Per esempio, guardiamo qui il generico elemento che abbiamo considerato, questo. Questo che rapporto di grande su di piccolo ha? Adesso, questo qui è circa 3, direi. Questo è 1. Quindi questo rapporto qui è 3 su 1. Quindi diciamo sta in questa zona qui. Quindi vuol dire che rappresenta correttamente K, mentre lo stato di sforzo è al limite della rappresentatività. Quindi per avvicinarsi ad avere anche la sigma corretta dobbiamo diminuire questo rapporto qui. Per esempio dobbiamo suddividere l'elemento non in orizzontale, che anzi sarebbe peggio, ma in verticale in questa maniera. Adesso, al posto di un elemento così con un allungamento che è circa 3, qui abbiamo due elementi che hanno un rapporto circa 1,5, quindi si avvicinano all'orbitale. Quindi, se quella che ho disegnato prima è la discretizzazione minima per rappresentare la geometria, i vincoli e l'asse della mia discretizzazione, ne devo considerare una suddivisione ulteriore, questa, per riuscire ad avvicinarmi ad avere l'ottimo della discretizzazione con correttamente la sigma e la rigidezza. Va bene? La sigma e la rigidezza. Non è che devo arrivare proprio a 1, queste sono indicazioni. Per esempio, una situazione che può essere di questo tipo qua, può essere significativa in questo, con questo ragionamento qua, è questo. Supponiamo nel cielo qua. Il problema ricorrente è questo. Voglio considerare esplicitamente il suolo sotto la pila del mio ponte. Quindi questa è la pila. Supponiamo che qui ci sia il plinto. In generale avrei anche dei pali, però non voglio complicare troppo la cosa. Allora, io per esempio a livello elementare la discretizzazione di questa struttura, questo qui per esempio lo dovrei dividere almeno in 4,
semplifichiamo il problema, consideriamo come se fosse un problema abbastanza piano di risolto, e qua per esempio dovrei mettere altre tre. Quindi questa è la cosa minima. Poi sotto qua c'è il suono di fondazione. Di questa parte qui superiore a me interessa determinare correttamente lo stato di sforzo e poi anche la rigidezza in generale. Oltretutto, se voi volete determinare correttamente lo stato di sforzo, la rigidezza deve essere valutata correttamente. Se il sistema è iperstatico, questa dipende da questa. Quindi qui la discretizzazione può essere questa. Quando entriamo sotto, qui la cosa diventa più complicata. E uno dei problemi tipici è questo. Prima di tutto, cosa estendere qua sotto? Non posso andare fino al centro della Terra con Nuova Zelanda a fare la discretizzazione. Invece che andare fuori da Italia. Il problema poi diventa drammatico quando uno non mette nella situazione bidimensionale, che è la situazione tridimensionale. Allora, qui sotto come potete fare? Allora, qui sotto, se io sono interessato alla parte sopra, il suolo cosa mi interessa? Non mi interessano tanto le pressioni interstiziali, le sigle del terreno, così via. A me essenzialmente mi serve vedere qual è la rigidezza del suolo sotto per capire la struttura sopra in quanto si muove. Poi è chiaro che sarà un momento in cui voglio vedere anche lo stato di sforzo all'interno, il bulbo delle pressioni. Però, per esempio, se io sono interessato essenzialmente ad avere, rappresentare la rigidezza del suolo per la mia struttura sopra, io posso anche considerare una discretizzazione magari anche più allungata. Questo qui è un elemento, per esempio, se dovessi fare questo test qua, il di grande su di piccolo, questo è il di piccolo, il di grande è questo, più o meno di grande su di piccolo, che è il mio disegno, è 5, 6, posso arrivare fino a 8, fino a 10, perché tanto se arrivo, se lo allungo di molto, perdo la precisione sulle sigle. Però a me quello che interessa è ritenere la K, la rigidezza in termini sotto. Quindi per esempio la discretizzazione qua sul terreno sotto, grazie al cielo, se sono interessato ad avere una risposta complessiva della struttura, quindi a me sotto mi interessa fondamentalmente, così mi trovo una qualche molla di qualche tipo, ad esempio, quindi mi interessa solo la rigidezza, la discretizzazione qua può essere più grada, più violenta. Va bene? Questo perché a me interessa l'analisi mirata, modellazione mirata, capire qual è la rigidezza, il vincolo effetto dal suolo alla mia piga. No? Quindi è così, se dovessi sapere lo sforzo che c'è sotto, è chiaro che devo fare il calcolo. Poi, già che ci siamo e parliamo di questa cosa qui, quanto mi estendo prima, dopo, sotto nella mia discretizzazione? Va bene questa? O devo fare una strisciata di elementi a destra, a sinistra e una strisciata di elementi sotto? Fatto questo, devo fare un'altra strisciata? Come faccio a definire la cosa? Vantaggio tecnico, diremmo, il volume sempre. Io non so niente di geotecnica. C'è una regola che dobbiamo applicare. Supponiamo che per esempio io abbia misurare questo spostamento qua, oppure questo spostamento qua, quindi vedere l'inclinazione eccetera, no? Che è proprio il mio problema, io voglio vedere la rigidezza sotto il vetro rispetto al suolo rispetto a questa. Beh, per esempio, se io faccio il limite a considerare la mesh 1, la spostazione 1 fino qua, 2 da 2, questa qua, oppure da 3 questa grandona, ho una successione di tre stime su questa freccia qua, quando arrivo all'asintoto non mi serve qua. Quindi sempre un problema di convergenza, quindi la regola è vedere la sensibilità, se cambia il risultato, se faccio questa, oppure questa, oppure quella passata. Poi è chiaro che giustamente io immagino qua sotto com'è il bulbo delle pressioni, quindi ho delle più o meno delle indicazioni.
però anche questo modo qui è termini più generali, perché supponiamo anche il pubblico delle persone va bene, per esempio ha delle assunzioni, delle ipotesi dietro, per esempio il comportamento dopo la fine è più o meno elastico lineare, una cosa dolce, no? Se io magari ho una situazione con il suolo, per esempio stratificato, qua caratteristiche differenti, sì, più o meno posso partire dal bulbo, però dopo nell'effetto, nel caso specifico, nel caso di fattispecie non ho nessuna indicazione, quindi più o meno questo. Bene. Questa è la sensibilità a vedere se il risultato cambia, se io cambio qualcosa nel mio modello, faccio una mesh più profonda, più larga e così via, è quello che è essenziale, no? È una regola di bassa strategia, però funziona sempre. Quando noto che non ci sono più cambiamenti, basta, e mi prendo il modello meno raffinato. No? Questo per dire che le regolette che vi ho dato sono generali, perché spesso e volentieri ci sono anche sui manuali delle soluzioni canoniche, che sono bellissime, elegantissime, però vanno bene solo in una serie di ipotesi che praticamente le rendono quasi inapplicabili. Mentre questo, in modo generale, se voi andate nel mare aperto, non avete nessuna indicazione. Va bene? Poi, qui per esempio potete continuare ad avere tutto il vostro studio di convergenza come abbiamo detto. Se all'inizio però, vi ripeto, si mettono il numero di nodi strettamente necessario, dopo si può anche infittire due per due così via. Però, ripeto, il numero di nodi strettamente necessario. Se voi partite con modelli più nodi, più elementi, quindi senza nessuna strategia, se il problema è semplice ve la cavate, arrivate in fondo, se il problema è complicato non ne uscite più, anche perché voi dovete tenere presente che man mano che fate lo sviluppo di un progetto, di una struttura, così via, le verifiche, la modellazione, immancabilmente il committente oppure voi vi rendete conto che dovete arricchire il vostro modello. Io per esempio, il modello che adesso mi sta tormentando da un po' di tempo, 6 mesi fa aveva 500.000 gradi di libertà. Adesso è una struttura, un edificio tutto contorto, adesso a furia dell'architetto che mi dice aggiungi questo, quell'altro, sono arrivato a quasi 800.000 nodi, 800.000 gradi di libertà. Quindi vedete, se io fossi partito già, è una cosa che si continua a mangiare un gatto che si muove la corda, quindi se voi partite con cose sobrie, strettamente necessarie, di tutto ve la fate velocemente, poi controllate tutto e così via. Se voi partite già con una situazione che è incasinata, morite, no? Anche perché dopo, spesso e volentieri, se voi avete pochi elementi, se per esempio voi pensate che ci sia anche magari la trave, non è così, ma ha una qualche rastremazione, magari viene fuori la trave, questa è l'estremazione verso l'alto, se voi avete pochi nodi riuscite a cambiare la discretizzazione in maniera più o meno facile. Se voi avete già scelto una discretizzazione già complicata, buttate via tutto e dovete ricominciare. No? Quindi questa è una sacra regola. Detto questo, vorrei, prima di passare a guardare i vostri risultati, vedere un altro ordine delle altre cose, delle altre osservazioni, che sono di ordine superiore. Quindi questi, se volete, sono proprio, se io fossi Cannavacciuolo, vi avrei insegnato come sbucciare le patate, come tagliare prezzemolo, come tirare fuori la disca dal pesce e così via. Sono cose, non c'è nulla di teorico di cosa, però si fa così perché funziona e quindi siete anche veloci e controllate la cosa. Ripeto, i teorici tutta questa parte qui la ignorano, perché vanno dietro al principio di Kirchhoff, la soluzione esisterà ed è unica, se la trave è elastica lineare,
i spostamenti sono piccoli, ho capito, però dimmi come funziona, come si fa. L'altro aspetto che volevo mettermi in evidenza è anche, questa è una situazione, diciamo, neutra, no? Più o meno geometricamente isotropa, indifferenziata, nel senso sì, sarà un po' più lunga così, però non cambia molto. Ci sono delle situazioni in cui invece la discretizzazione deve essere mirata, ovvero non è che la struttura sia tutta più o meno abbia un comportamento regolare, ma ci sono proprio delle regioni, praticamente quelle diffusive, che sono regioni in cui ci sono delle singolarità nel comportamento. Un po' l'abbiamo visto qua, quando abbiamo discusso gli imbozzamenti locali, ma ci sono anche delle singolarità che sono più diffuse e anche più cattive e fanno riferimento a queste situazioni. Allora, cancello questa lavagna e parliamo, mettiamo in evidenza quella zona di conoscenza che si deve avere prima di partire in tromba a fare il modello, no? Che è, diciamo, il contesto, la cultura, le strutture che uno deve avere in testa prima di partire. Chiaro che se uno studia una struttura in telaiato, un esempio semplice, la cultura dello strutturista basta che sia racchiusa nel prontuario o nel manuale dell'ingegnere. Però ci sono delle situazioni e strutture che sono più complicate. E per esempio fanno riferimento a delle zone di singolarità o delle zone che potrebbero essere quelle che magari in aeronautico si dice sono degli strati limite. Sono quindi delle regioni, se volete, sicuramente diffusive, che però non stanno in zone ben localizzate, come qua sotto. Questo è un vincolo, qua la regione diffusiva, se volete ci sarà tutta questa parte qui della mia trave che è sottoposta a uno stato di sforzo, ma in realtà singolare, specifico. Ci sono le situazioni più complicate e queste situazioni qui hanno anch'esse un archetipo, cioè sono tutte abbastanza simili a una situazione che è elementare. La situazione che è elementare è questa. Guardate anche il fatto che ci siano delle situazioni ben specifiche che si ripetano, è una cosa notevole. Se devo dire che ci sono delle zone difficili, ho capito, ma dopo alla fine, una volta che ci siamo spiegati questo caso, le riconosciamo subito. Che è una cosa notevole, perché sennò saremmo spaventati. No, vi sto dicendo, nella giungla delle nostre analisi strutturali c'è una situazione che è tipica, ricorrente, a cui voi dovete fare riferimento proprio per questo caso qui, che se volete è una esaltazione della regione di diffusiva che abbiamo visto anche a tecnica costruzione. Il caso, l'archetipo è questo. Supponiamo di avere una trave, se volete anche infinitamente rigida, che vuol dire non mi interessa dove va a finire. Poi supponiamo che questo sia l'inizio della mia trave e supponiamo che la trave sia supportata qua sotto da un letto di molle, un suolo che è antipaticissimo ai geotecnici perché non gli permette di sviluppare tutte le loro equazioni elegantissime, e però per noi di tecnica è essenziale, che è il suolo elastico alla Winkler. Quindi supponiamo che qui ci sia un letto di molle continuo, io chiaramente ne segno 7, ma ce ne sarebbero infinite, perché è un suolo elastico continuo. E supponiamo di avere applicato su questa struttura qui una condizione di calcolo elementare,
la situazione di carico elementare può essere o un carico all'estremità, oppure una coppia all'estremità, quello che volete. Se voi guardate, cercate sui sacri libri, per esempio Velluzzi e quant'altro, qual è la soluzione, per esempio la deformata, l'aspetto più indicativo, voi troverete che la deformata, questa struttura è una cosa di questo tipo qua. È una deformata in cui vicino alla zona del carico la deformata è esaltata e poi va a smorzarsi verso l'infinito. E praticamente è come se fosse un'onda con una certa lunghezza d'onda sinusoide, con una certa lunghezza d'onda, ad esempio tra due massimi, no? E questa lunghezza d'onda qua dipende essenzialmente dal rapporto di rigidezza tra la trave e il suolo sotto. Quindi si trova questa lunghezza d'onda qua, e il decadimento ha un andamento che adesso non mi ricordo, non voglio ricordarmi, però è del tipo esponenziale negativo. Quindi se questa è la x, è una cosa, non è un'onda sinusoide che mantiene costante, ma si smorza. No? Allora, supponiamo pure di avere anche, per avere un'idea, la trave non lunga infinita, perché magari vi disturba l'infinito, supponiamo che sia lunga L, quindi la trave è così. Quando questa L è grande, 3, 4, 5 volte la lunghezza d'onda, praticamente in fondo a questo estremo qua di destra non sento cosa ho applicato all'estremo di sinistra, se l'onda si è smorzata, no. Poi per esempio se cercate, ripeto, i sacri testi, trovate tutte le equazioni e le espressioni, però l'aspetto è questo. Allora, se questo è il problema tipico, la discretizzazione deve tenere conto di questo. C'è una zona di, diciamo, di processo dove c'è il grosso della risposta strutturale, e dopo c'è una zona in cui non sento più niente, no? Allora la discretizzazione non può essere uniforme, perché la discretizzazione deve avvicinarsi a cogliere dove succede il casino, scusate il termine. Quindi non va bene discretizzare in maniera uniforme, per esempio con quattro elementi qua, perché per esempio l'elemento è diretto così, qua, qui più o meno pensate di mediare il comportamento, verrà fuori che lo spostamento è zero, per esempio. E invece devo trovare un comportamento mediato su questo coso qui, questo è negativo, questo è positivo, un valore così. Quindi la discretizzazione deve avvenire, deve essere infittita verso la zona di processo. Quindi se ho quattro cartucce da usare, quindi io posso mettere solo quattro elementi, è chiaro che per esempio al limite ne metto tre qua, uno, due, tre qua, e poi l'ultimo vado a quel paese e metto uno grandone qua. Questo è un concetto che viene espresso in inglese con il termine grading. Devo graduare la mia discretizzazione in modo da cogliere dove ci sono, sparare le cartucce dove c'è qualcosa di interessante. Questa parte qui non mi interessa niente. Questo è un comportamento che è tipico, per cui per esempio in certi problemi, in questa zona qui di processo, che magari è molto corta rispetto a tutto il resto della struttura, magari infilate il 90% dei vostri elementi finiti, perché lì è un'increspatura, no? Uno stato limite turbolento dal punto di vista di stato di sforzo, e dopo si attenua. Però qui dovete infittire correttamente, anche perché voi pensate, questa è la deformata, ma pensate alle derivate successive. Per esempio, se io devo considerare la derivata seconda che mi dà il momento, questa è la trave, questa è la deformata,
che è abbastanza regolare, però se voi derivate due volte ottenete delle variazioni più violenti. E qui vedete, bisogna cambiare il segno e così via. E anche l'intensità, quindi se io devo avere non soltanto la presentazione corretta della funzione, ma delle sue derivate fino al secondo ordine, devo stare più attento qua. Altrimenti non colgo nulla. Questa è una situazione elementare, trave sul suolo elastico, diretta a certe equazioni che hanno, dopo risolte, hanno quella caduta, quella soluzione con caduta esponenziale a distanza dal punto di applicazione, no? Ed è però un archetipo perché riguarda un sacco di strutture. Il tubo che vi ho dato ha una zona singolarità così, degli strati limite così? No, no. O forse no. Quindi, ah sì, gioco. Sì. Forse dovrebbero essere lontano dal vincolo di incastro. Sono le due maniere che allora, subiscono pressione. Io è chiaro, conosco il gioco. Quindi anche l'esempio che vi ho dato, che sembrava banale o così via, invece se volete un esempio cattivo. E nella vostra soluzione, nel vostro problema, ci può essere insito un problema di zona di singolarità di strato limite, in una regione ben precisa di turbolenza, che se voi pensate per esempio di aver sintetizzato la struttura in maniera uniforme, voi non ve ne accorgete neanche, perché discretizzare con elementi di questo tipo qua, supponete di avere un qualche elemento che sia lineare, un CST che quindi rappresenta uno stato di sforzo medio, supponete di aver usato 1, 2, 3, 4 elementi, e se io devo rappresentare mediamente la deformazione, vuol dire che qui mediamente, per esempio la curvatura da questa parte, qui da questa parte, mediamente quant'è la curvatura? Zero. Magari non zero, perché la metà sta proprio qui, è così. Passo successivo, mediamente, è così. Qua quant'è mediamente, naturalmente così, qua mediamente zero. Quindi se voi considerate solo valori medi, con una rappresentazione uniforme, per esempio a valori costanti, non vedete niente. Non vedete niente. Quindi lo stato limite non lo vedete. Ma non è perché non ci sia, perché voi non sapete cosa, dove andare a vedere la cosa. Allora, questo qui è un archetipo che si trova in tante situazioni. Pensiamo al nostro tubo che è rettangolare. Allora, tubo rettangolare è già complicato. Qual è una situazione più semplice? Ma una situazione più semplice potrebbe essere un tubo circolare. Il tubo circolare ha questo asse qui, questo è il baricentro del tubo. Per esempio, una condizione di carico ci potrebbe essere, ad esempio, una condizione radiale in questa sezione qua, in cui per esempio ho tutti dei carichi verso l'esterno, poi potrei avere tutti i carichi all'interno. Allora, in questo caso qui, è chiaro che se io sono su questa sezione, poi chiaramente immagino che il tubo non si possa spostare, quindi a un certo punto sarà vincolato in qualche maniera da stare fermo, però se la forza è di carico su questa sezione è così, il bordo del tubo, questo, si dislabra in questa maniera, è ovvio. Come vanno le altre fibre? Questa sezione qui si dislabra oppure no? È tesa. Bisogna pensare questa cosa qui. Io posso pensare che ci sia, posso pensare che individuare questa struttura
in queste due parti qua. Una è la fibra, la generica striscia, potrebbe essere questa, poi questa, che ha un comportamento verso l'esterno, verso l'interno. Poi però le singole fette longitudinali di questo tubo non sono isolate, perché sono connesse alle fibre, diciamo da una posizione di fibre che è circonferenziale. Quindi ho una parte di fibre longitudinali che si può spostare in questa direzione, però è sostenuta dalla cerchiatura delle fibre circonferenziali che restringono, fanno un restrain, tipo questo, sulla mia struttura. Quindi questa trave qui è quella che è rappresentata la generica fetta del mio tubo. Il restrain, a spostarsi verso l'alto, verso il basso, è dovuto al fatto che in direzione trasversale ci sono queste fibre circonferenziali. Quindi questo comportamento è uguale a questo, che vuol dire che se andate su Belluzio, su un altro libro classico di teoria delle strutture, le equazioni che reggono questo problema sono uguali a queste. Stessa cosa, anche qui ci sarà una lunghezza d'onda. Quindi quando fate così, il vostro tubo si comporta in questa maniera. Ha delle oscillazioni di questo tipo qua, esattamente come se questa parte qui fosse questa. Siccome il tubo ha una simmetria radiale, è come se voi poteste ruotare questa e avreste non soltanto la parte sotto del tubo, la sezione sotto, ma la sezione anche sopra. Questa è una situazione generale. I tubi hanno questa propagazione delle perturbazioni sui bordi che si smorzano, e anche qui, se per esempio voi avete utilizzato la situazione costante, nel tratto di strato limite non cogliete niente. Il vostro strato limite da che cosa è definito? Allora, se voi pensate al vostro tubo, la condizione di carico è la più semplice possibile, perché è la più dolce possibile, il peso proprio, no? Quindi lì è tutto uniforme. Lo strato limite è definito, quindi la singolarità avviene nella sezione di incastro in cui voi avete qualcosa di particolare su tutto il contorno del tubo, che sarebbe ad esempio le vostre saldature. Questa è una zona di vincolo, di singolarità, che produce delle variazioni che si propagano sul resto della struttura. Quindi la discretizzazione nel vostro tubo dovrebbe essere fatta non uniforme, ma concentrata qua dentro. E guardate che in funzione del rapporto geometrico, in particolare dello spessore, della dimensione del coso, così, la perturbazione può anche non essere così tutto sommato dolce, ma magari potrebbe essere così. Quindi stare qua dentro e questa è la vostra lunghezza del tubo. Quindi se la lunghezza d'onda è molto piccola, qua dentro magari il tubo è lungo 10 metri, in 5 cm, in 10 cm c'è tutto il tira di Dio di stato di sforzo turbolento. Ora resto tranquillo. Quindi se voi mettete 10 metri e suddividete uniformemente, magari questo non lo cogliete neanche, perché mettete un elemento così, quindi non c'è niente. Questo l'avete controllato? Dopo dipende, perché questo può essere probabilmente un comportamento estremo che non c'è sul vostro tubo, però in generale c'è. Chiaro a casa? È chiaro? Sì. Vedete? Vedete? Io vi ho fatto andare avanti in forma ingenua, no? Io qui, prima di partire, nel contesto del mio problema c'era la K di knowledge, di conoscenza, quindi io sapevo che c'era sta cosa e lo sapevo perché ho studiato più di voi, ho visto, sono più esperto di voi. Questo per dirvi l'importanza di impostare esattamente, di conoscere la teoria che c'è dietro al problema strutturale che voi fate.
perché qui se no sareste scivolati in maniera come degli allocchi, giusto? In una trappola vietnamita, no? Di Vietcong. Quindi è importante questo. Io, questa è una cosa che io spero sia scioccante per voi, no? Perché voi avete fatto una cosa senza sapere come funziona la struttura. Quello che ho tanti libri, perché ho visto tanti esempi e so tante cose, tanti comportamenti peculiari. È per questo che voi dovete anche approfondire la cosa e non basta applicare il codice di calcolo. Perché se va bene, magari ci sono dei processi di grading automatico all'interno del vostro automesciatore. Però in generale queste cose qui non sono mai automatizzabili, perché richiedono l'insight, la capacità di vedere, comprendere e prevedere la risposta strutturale. Quindi questa è una cosa che spetta all'intelletto degli ingegneri. Va bene? Una cosa in più che volevo farvi notare è questo. Nel vostro esempio c'è un aspetto che voi considerate il modello a trave, non viene considerato. E per spiegarvi un'altra perturbazione che potete vedere è questa. E ditemi se avete controllata. Io ho questa semplice trave soggetta a trazione. Se penso di mettere in evidenza l'altezza della sezione, supponiamo che la sezione sia rettangolare, questa è l'altezza della mia sezione. Se adesso io tiro da questa parte, com'è la deformata secondo la teoria della trave di questa trave qui? Questa sezione, chiaro che non applico il carico così concentrato, bisogna applicare un carico distribuito, trasla, restando piana, quindi la trave si allungherebbe così e la epsilon costante sarebbe L diviso A per 1 diviso E costante, va bene? Se voi guardate il vostro modello, voi è chiaro che avete una scatola, quindi dovreste guardare soltanto o le due facce laterali oppure le due facce superiori, poi posso che applicare il peso proprio, dovreste semplicemente sulla sezione terminale applicare una trazione. La deformata nel vostro modello shell non è così. Se voi guardate, adesso faccio più grande sempre questa faccia qua laterale, questo è l'asse della vostra faccia laterale, e qui voi tirate, la deformazione è costante come questa? No, perché c'è l'effetto Poisson. Quindi se questa è la deformazione longitudinale, vi nasce una deformazione trasversale che è pari a quella longitudinale del coefficiente di Poisson col segno meno, che vuol dire che qua, per esempio, la sezione si restringe, si allunga, ma si restringe. E questo va bene tranne qui, perché qui voi avete vincolato all'estremità la vostra sezione, quindi è come se aveste messo dei cordoni di saldatura. Quindi se voi guardate correttamente di lato il vostro tubo o di sopra, se lo pensate semplicemente teso, la deformata è questa. Qui, nella zona terminale, vale questa regola qua. La εL è questa e la trasversale è questa con un restringimento. Perché voi avete una fibra che è una panella di così, che è così, si la tirate da una parte, si allunga da una parte, si restringe nell'altra direzione. Qua no. Perché voi avete vincolato questi punti qui. Quindi qui avete delle imperfezioni, uno strato di imperfezione in cui lo stato di sforzo non è
monoassiale, come qua, perché avete la libera contrazione, perché tirate da una parte, l'altra parte si distingue. Qua no, voi tirate sempre, quindi vorreste allungarvi e restringervi, però dovete riuscire ad avere in fondo la compatibilità, congruenza con il vincolo esterno, che sono i cordoni di saldatura qua. Quindi qui lo stato di sforzo è complicato, perché da una parte ci sarà sicuramente la trazione che è principale, poi se però dovete ripristinare la congruenza, la fibra la dovete rispostare in alto, quindi avete una doppia trazione, una per figlia del carico e l'altra perché se dovete riportare in su verso l'esterno per rispettare i vincoli qua nel contorno, dovete applicarvi un'altra trazione, perché questo punto qua è teso da questa parte, se volete riportare in su dovete spingere in questa maniera, quindi tirare l'altra parte, quindi qui c'è uno stato di sforzo biassiale di trazione. Se voi posto che tirare comprimete cambia il posto, chiaramente cambia il segno. Quindi per esempio questo piccola osservazione qua potrebbe darvi luogo da una parte a questa perturbazione con questa oscillazione, e qua ci sono delle reazioni che sono come dei carichi che cercano di aprire, ed è la prima osservazione. La seconda osservazione è anche questa: nel piccolo abbiamo imparato che quando ci sono queste condizioni qua di contorno, che tipicamente saranno legate, qua ci sarà un cordone di saldatura tutto intorno, l'abbiamo pensato, no? Ecco, dove c'è il cordone di saldatura e lo stato di sforzo è tridimensionale, e quindi una perturbazione notevolissima nello stato tensionale. Queste perturbazioni qui sono quelle di tutti i motivi per cui intorno alle saldature c'è tutta una farmacopea di geometria per addolcire e smussare questa concentrazione di sforzo, in particolare la trazione bidimensionale, perché in termini di fatica questa è una situazione terribile. Quindi questo è un particolare che voi dovreste andare a vedere se esiste e di quanto è l'effetto. Va bene? Ci siamo a casa? Questo non è un esempio particolarmente complicato che vi ho fatto vedere, no? Però spero che vi metta in allarme e spero che quando uscite dal mio corso non siate così sprovveduti nell'analisi elementi finiti, no? Noi abbiamo semplicemente fatto vedere una cosa da utenti, quindi è come quando Q spiega come funziona la nuova pistola, la nuova macchina James Bond. Non è che James Bond sta a sentire Q, no? Prova la pistola, guarda, così si fa un buco così e basta. Noi siamo a questo livello. Però queste cose qui dobbiamo avere, soprattutto l'aspetto vincente, quello di pensare al problema, dove ci sono le problematiche, dove la cosa, perché altrimenti non riusciamo, abbiamo delle macchine potentissime, però non miriamo nella parte, nella parte giusta. Allora, anche a casa, facciamo così, fatemi rifocillare 5 minuti, non ci scolleghiamo, no? Anche noi ci sganchiamo 5 minuti le gambe, dopodiché chiudo la lavagna e guardiamo io quasi quasi oggi nell'oretta che ci manca, forse è meglio che non guardi i vostri elaborati. Va bene? Quindi faccio, non guardo i vostri elaborati perché sono sicuro che voi abbiate messo dentro tutte queste cose, però io direi questo: se la settimana prossima, giovedì prossimo, siamo sempre qui in aula, voi mi fate vedere la vostra versione 2 delle relazioni, delle analisi, eccetera, anche con l'analisi modale, l'analisi Buckling, noi la correggiamo una volta per tutte, dopo chiudiamo questo capitolo, possiamo cominciare un oggetto più simile al nostro ponte. Va bene? Ci siamo anche a casa? Sì. Rimettete assieme i pezzi, no? Sì, sì. E riguardate le vostre relazioni. Settimana prossima le controlliamo. Come sempre, io un po', anche con voi, anche perché tarda sera, siamo stanchi e così via, a
alle volte un pochino mi permetto un po' di scherzare, no? Però dovete tenere presente anche che oggettivamente questa non è una cosa proprio facile, perché non credo che l'abbiate mai vista, no? E non l'avete mai vista forse perché non vi siete trovati di fronte persone che hanno fatto calcoli per decenni. E guardate che ci sono, io per quanto siano tanti anni che faccio calcoli, no, sono stato almeno 10 anni in uno scantinato del Politecnico a fare calcoli, no, e a fare codici di calcolo, perché negli anni 90, inizio degli anni 90 non c'era il codice di calcolo, però guardate che in giro ci sono persone molto più brave di me. Quindi bisogna avere sempre il rispetto, pensare all'animale, quanto è grosso e quanto è feroce il pesce che si trova di fronte, perché noi magari siamo abituati qui a Roma dentro il grande anulare, grande raccordo anulare, abbiamo pesci più o meno così. Se voi girate, avete da confrontarvi con esperti tedeschi, inglesi, americani, giapponesi, coreani, ci sono dei pescioni con dei denti grossi così. Quindi occhio anche quando si affronta una riunione, bisogna essere cauti, perché ci può essere sempre di fronte quello che magari sembra innocuo, poi però diventa un pescione con dei denti avvelenati grossi così. Chiaro? Dai, facciamo 5 minuti, vado su a bere, non vi sconnettete, dopo guardiamo, continuiamo la nostra considerazione sul punto.
tutta la bambina. Thank you.
in questa seconda parte della nostra lezione, direi, andiamo in modalità presentazione. Noi qui possiamo seguire sia sulla lavagna che il nostro portatile, siete connessi, no? O invece a casa, vedete il mio schermo? Vedete il mio schermo? Sì, professore. Quindi questa era l'immagine con cui ci eravamo lasciati ieri. E riprendiamo da questa parte qui, perché vorrei farvi due osservazioni preliminari prima di continuare. La prima osservazione è questa: perché questo corso è così importante? È importante perché noi, considerando la struttura pura, nuda, come facciamo un ponte, possiamo fare delle coperture di questo tipo qua. Non c'è nessuna differenza tra concepire una struttura d'arco come questa, la grande copertura, e una, le strutture ad arco, per esempio pensate questa, in cui avrei l'impalcato orizzontale, qui ce l'ho segmentato perché tanto non interessa avere un piano unico, è soltanto una copertura. Ma tutte le considerazioni che faccio nel piano del mio ponte, se le escludo in altra direzione, mi permettono di considerare una qualsiasi struttura. Come anche in questo caso qui, tutte le considerazioni che io ho fatto su strutture reticolari, no? Beh, se le ripeto in profondità, posso ottenere delle coperture di questo tipo qua, anche con le stesse dimensioni. Quindi questa è la validità del corso. Potrebbe essere che voi magari non facciate mai ponti nella vostra vita, però i concetti che vediamo assieme si applicano a queste strutture tali quali. Abbiamo parlato l'altro giorno di strutture, per esempio con strutture saettate, eccetera, e dopo questo esempio qui dovremo approfondire il tema. Prima di tutto, questo è un esempio, ieri siamo finiti sul discorso delle strutture saettate, abbiamo perso essere speso un po' di tempo a guardare strutture saettate, quindi con una fune sotto che fa da panciere e solleva la cosa, e io ho pensato di anticiparvi uno dei casi di cui mi sono occupato quando ero giovane, no? Che sarebbe, diciamo, più pertinente al modulo del secondo semestre, che è quello di gestione di ponti. Il termine di gestione dei ponti tipicamente fa riferimento a una situazione in cui un ponte, tipicamente con una certa età, con qualche magagna, e nel gestirlo posso avere tutte le mie possibilità, quindi interrompere il traffico, chiudere la strada, è un dramma, oppure fare qualcosa per migliorare la situazione, no? E la mia idea, il corso di ponti è annuale, quindi vi faccio vedere delle cose adesso, in anticipo. Io credo che sia impossibile separare, come è stato fatto in maniera burocratica, la parte prima e la parte seconda. Poi voi fate quello che volete, seguite un primo, un secondo semestre, o quello che volete. Il corso è facoltativo, per cui non voglio nessun obbligo dal punto di vista degli studenti, però la mia visione è che il corso è annuale. E in particolare, per esempio, come nella realtà, voi quando uscite di qua non è che vi danno a progettare subito un ponte. No, probabilmente vi fanno fare delle valutazioni su un ponte esistente, magari pure un progetto già fatto, vi fanno fare delle modifiche. Dopo 2-3 anni, quindi noi dopo nel secondo semestre, faremo un progetto di una cosa nuova. Prima impariamo a vedere come è fatta una cosa esistente, che è il modo con cui si impara. Quindi se voi andate a fare un qualsiasi apprendistato, no? Dal meccanico, all'inizio vedete come si smonta una macchina, poi provate a rimontarla, se no altrimenti non riuscite a capire la cosa. Allora,
in questo primo semestre, dopo, se va tutto bene, se fate il primo elaborato, possiamo passare a valutare un ponte esistente. Nel secondo semestre, visto che abbiamo visto tutti i pezzi con cui ho fatto un ponte, potremo pensare di fare un ponte nuovo. C'è un po' questa distonia. Nel primo semestre si impara la teoria e si lavora su un ponte vecchio. Nel secondo semestre si fa il progetto su un ponte nuovo. Quindi c'è un po' di distonia. Però questa è la natura, la fisiologia di un corso universitario su ponti. E poi l'università, 3 più 2, tutte le varie storie, così si è diviso, però è così, chiaro? Allora, questo è un tipico caso di gestione di ponti. Questo è un ponte che ho fatto quando, questo nel 90, quindi le valutazioni che ho fatto io sono di una trentina d'anni fa, mi ero fatto il codice di calcolo per analizzarlo, e però è pertinente a quello che abbiamo discusso ieri, no? È un cold case, se volete, in cui potete vedere tutto quello che sono, tutti quelli che sono gli aspetti ci si possono presentare quando prendiamo in mano un ponte o quando ci occupiamo di ponti. Allora, questo è il ponte appena inaugurato. Io, sapete, sono metà tedesco, di Bolzano, metà della mia famiglia di Vienna, questo è il tipico paesaggio alto altesino, e questo è il ponte come è inaugurato. Cosa c'è che non va? L'energia. Appena nato già, questo ponte ha una certa nobiltà, perché per esempio ha una luce di 125 metri, che per carità non è una luce enorme, è un ponte in arco ribassato, perché a questa altezza qui è circa 10-12 metri, di 125, che il rapporto fece luce 1:10, ponte ribassato ad arco, tre cerniere, una qui. No, qui la trambezzeria, questa è la configurazione. Il ponte viene costruito in avanzamento, quindi tutti i vari pozzi vengono assemblati assieme, poi quando si arrivano a toccare, quelli che sono gli incastri qua, che sono essenzialmente dei cavi di precompressione, vengono tagliati, al posto che avere due mensole, siccome le due parti, due mensole si incrociano, cerniere e mezzeria e due cerniere qua e là. È una tecnica costruttiva che vedremo anche probabilmente più avanti. Il ponte era talmente famoso, qui vedete alcune situazioni, qui sono tutti i conci, il ponte era sagomato, ci sono dei blocchi all'estremità quando il ponte serviva, aveva bisogno di contrapesi, perché era tutto sbalzo. Queste sono le configurazioni geometriche. Qui per esempio ci sono dei vuoti, delle enormi casse che erano riempite con materiale aperto. Il ponte era così nobile che era stato messo anche sul giornale, che era l'Industria Italiana del Cemento, che è una delle riviste più importanti del nostro settore. Adesso non so neanche se viene pubblicato, perché ormai il cartaceo c'è difficoltà a fare tutto. Vedete, qui c'è tutta la descrizione del ponte. E come sempre succede, la mia vicenda è questa. Questo ponte qua era chiaramente con l'autority della provincia autonoma di Bolzano, che gestisce tutto il patrimonio infrastrutturale, a un certo punto aveva questi effetti macroscopici che mi avete detto anche voi. Il ponte è collocato tra Merano e la stazione sciistica più importante dell'Alto Adige, per cui una via notevolissima, per cui se il ponte non funziona, la stagione sciistica nella zona vicino a Merano è compromessa. Quindi il ponte non è che sia una cosa eccezionale, ma nel contesto, come abbiamo visto, ha un'importanza strategica. Perché se questo ponte non funziona, per ritornare a sciare sopra la Merano devi fare un giro. La Madonna. E qui vedete alcune immagini, questo è lo schema, e la pensata che era stata fatta è questa. Un arco tre cerniere ribassate, le due metà arco sono essenzialmente compresse. No? E uno stato di sforzo quindi abbastanza semplice, prevalentemente di compressione, poi c'è chiaramente la perturbazione in qualche momento. E oltretutto, quando viene costruita a sbalzo, se i conci fossero più leggeri possibile sarebbe meglio, perché c'è una fase in cui sono due mensole, dopo quando si baciano le due mensole, l'arco tre cerniere, però prima meno pesa meglio è. Quindi era stato pensato di fare
i conci intermedi, quelli che sono stati montati qua, il calcestruzzo alleggerito. E questa in questi anni qui, alla fine degli anni 80, alla fine degli anni 70, era un'innovazione, un materiale nuovo, il calcestruzzo alleggerito. Ed era tanto nuovo che sempre all'interno di questo giornale qua era anche chiaramente pubblicizzato questo materiale, che c'è tutto alleggerito, era fatto con questa argilla sparsa sul strato. Quindi avevamo presentato il ponte e poi avevamo detto guarda, un'azione di marketing, recitanzi, così abbiamo fatto con questo materiale qua. Il ponte negli anni aveva subito questi aspetti qua, no? Qui vedete, qui fa paura. E questo è un aspetto che è notevole perché il ponte è già ribassato. Se si abbassa sempre di più può snappare. E poi anche l'altra cosa che preoccupa è che c'è un'indentatura in mezzo al ponte. Quindi quando viene giù per esempio un veicolo, un camion, c'è questa cosa qui, c'ha un sobbalzo, quindi azione dinamica, impulsiva, pesante. Quindi è una situazione che è delicata da tenere sotto controllo. Io in quegli anni lì ero stato coinvolto in questa cosa qui, l'analisi di questo ponte era stata presa da uno studio di Bolzano, il vecchio professore delle geometri, mi ha chiamato e mi ha detto, siccome te sei più dottorando al Politecnico, pim pum pam, saprai fare i calcoli bene, allora mi ero messo lì, mi ero costruito il codice di calcoli e ho fatto le analisi, no? Per guadagnare qualche soldo quando ero dottorando, no? Quindi come spesso mi è successo all'inizio della mia carriera, quando ero dottorando anche ricercatore, i miei vecchi professori, i miei professori, i miei boss a Milano mi davano da fare qualche calcolo di qualche struttura, in genere ponti o travi prefabbricate, io così facevo una montagna di calcoli, guadagnavo qualcosa e mi mantenevo. Dopo, come sempre, da questa esperienza qui, distillata, riuscivo a fare il mio piccolo articolo sulla rivista nazionale, poi su quella internazionale, andavo a qualche congresso e così via. Dopo ho accumulato pubblicazioni per diventare professore. No? Quindi, per esempio, una cosa che mi ha sempre guidato è stata la realtà, c'è il ponte reale che è una magagna, questa magagna qui, ci pensi, approfondisci la teoria, pensi anche come fare i calcoli, costruisci i codici di calcolo, dopo mediti i risultati, questo per l'altro, e dopo fai magari una pubblicazione o vai al congresso e dire guardate, io giovane contento ho fatto questo. Bene? Questo anche per farvi vedere questa struttura qui, costruita per conci, qui sono tutti i vari conci, tutti i vari conci sono inanellati da una serie di cavi di precompressione ancorati qui e tirati dall'altro estremo. Quindi vedete tutta la disposizione man mano che il ponte si rastrema delle sezioni e la posizione, tutti questi puntini qua sono i cavi, no? In modo tale che tutti questi conci inanellati sono impacchettati tra di loro. Quando arriva ad avere dei due estremi che si baciano tra di loro, questi cavi non interessano più e infatti sono tagliati qua. Così in questa maniera qui ho le due cerniere agli appoggi, si può liberare, muovere liberamente, deformare tra le varie termiche, quindi o si alza o si abbassa. Occhio che a Bolzano, anzi a Merano, quando è inverno ci sono anche meno 10-15 gradi, quindi se c'è questa diminuzione di temperatura tutto si accorcia, quindi le due semiarchi si accorciano, se si accorciano si abbassa un po', c'è a dire niente. E c'è anche questo aspetto ambientale che non è una cosa che è da scherzare. Se fossimo in estate, sempre abitualmente l'acqua si alza perché i due semi alti si abbinano. Questa qui è la disposizione dei cavi e per esempio queste sono le videate del mio codice di calcolo. La parte di calcolo è fatta in Fortran. E tutta la situazione grafica era fatta in maniera elementare in Turbo Basic, che voi non, probabilmente non sapete neanche di cosa. È chiaro che negli anni 90 si parlava di DOS, quindi per esempio anche fare aspetti grafici era un dolore atroce. Qui vedete dove c'è il cerchio,
quella è la posizione del baricentro della sezione. Poi ci sono tutta una serie di crocette, ci sono tutte le barre, diciamo, fossero tutti i fili 26 distribuiti sulla sezione. E poi ci sono dei quadratini forse più grossi in nero, che sono i cavi. Quindi nell'analisi, nella valutazione dello stato di sicurezza di questo ponte, per esempio, era stata costruita esattamente la geometria, vedete che ci sono anche gli smussi tra il deck e il cassone, ed era stato anche valutato correttamente il quantitativo e la disposizione di armature, lente e pretese, proprio perché se la struttura è esistente e hai dei dubbi se sta su o non sta su, devi proprio grattare il fondo e vedere tutte le possibilità di resistenza che ci sono. E se è in fase di progetto, una cosa più blanda. Invece se devi salvare uno con un'operazione a cuore aperto, controlli tutto. No? Ed è anche una distinzione tra calcoli in fase di verifica, una costruzione esistente, come vedremo nel secondo semestre, e calcoli in fase di progetto, in cui diciamo, puoi avere più libertà, no? Per correggere eventualmente gli aspetti macroscopici. Qui no, la struttura è questa, guardi fino all'ultima fibra, che può portare qualcosa. Questo ponte, io ho partecipato a questa fase qui di analisi, i risultati li avevo riportati in quell'articolo A, in altri articoli e così via. Dopo la fase, diciamo, era finita, il ponte non stava bene. Quindi per un certo periodo è stato senso unico alternato, i veicoli pesanti avevano velocità, dovevano passare su questo ponte uno alla volta, quando passava questo camion non potevano passare altri veicoli, la velocità era 30 all'ora. Quindi tipicamente una limitazione sul traffico. Poi, negli anni, la provincia di Bolzano, a un certo punto, no, questa situazione non è accettabile. E allora ha pensato a un ripristino, un miglioramento della capacità portante e deformative. Questa è una fase progettuale, cioè intervenire su una struttura e correggere una struttura che è delicatissima, difficilissima. Perché se voi siete progettisti di una cosa nuova, potete fare quello che volete, in certi limiti, potete scegliere la struttura d'arco, la struttura strallata, la struttura con i cavalletti, così via. Se invece la struttura è data, intervenire su una cosa esistente non potete avere mano libera, no? E inizialmente il problema è questo: accanto alla struttura esistente dovete mettere qualcosa che tenga sulla struttura, l'aiuti a sopportarla, e ci deve essere compatibilità tra quello che c'è e quello che voi mettete. La compatibilità è intesa in tutti i termini, sicuramente statica, quindi ci sono degli accoppiamenti in serie e in parallelo, e già qui voi per esempio la storia degli accoppiamenti in serie e parallelo pensate subito a cosa? Sì, in termini strutturali mi avranno fatto una testa così, gli accoppiamenti in serie in parallelo, l'anno scorso, tutta la gerarchia delle resistenze. Ah, cioè isolatori. È un'altra cosa, è un aspetto ulteriore, però se pensate anche tutta la gerarchia della resistenza nasce quando prendi il sistema in serie. L'elemento fragile deve essere più resistente dell'elemento in serie con comportamento duttile. Tensore di resistenza, tutte queste cose. Quelle sono fatte tipicamente, ad esempio, a livello di connessioni, no? Di collegamento tra vari elementi, oppure collegamento tra una trave e un pilastro. Qui l'accoppiamento, la serie in parallelo c'è, però a scala di tutta la struttura. Avete una struttura esistente, che questo arco a 3000 è ribassato, e dovete accoppiarci in serie in parallelo un'altra struttura che si abbia queste dimensioni qua. È la esasperazione in termini di scala di tutti i concetti di accoppiamento in serie in parallelo, però a livello strutturale di tutta la struttura. E quindi la proposta dello studio del mio professore delle geometri che lavorava su questa cosa qui è questa. Questo qui è un accoppiamento in cui all'arco a 3000 esistente avete accoppiato questa struttura fatta così.
L'accoppiamento in serie o in parallelo? In parallelo, sempre. In parallelo. Perché se pensate di essere il carico, che sta qua sopra, parte del carico finisce sull'arco tre cerniere. Parte del carico finisce su questa sottostruttura qua. Colore marrone perché era pensata in acciaio Orten, che naturalmente nasce con questo colore brunato. Allora, questa struttura qui... In serie sarebbero, se fossero rimasti i cavi interni? No, in serie sarebbe stato se il carico, pensate come la catena che vi fanno vedere per il carico per l'accoppiamento in serie. In serie sarebbe stato così, se io carico, prima finisco su un pezzo di struttura, poi questo pezzo di struttura lo trasmette a un altro pezzo, così. Un po' come la costruzione per conci. Esatto. La costruzione per conci è una tipica cosa di serie, perché se c'è un concio, si vede quello dopo, così. Invece sono due strutture che sono in parallelo e l'accoppiamento avviene attraverso queste zone qui. Ci sono dei sostegni particolari. Questa è la tipica, pensate che sono rendering di una quindicina di anni fa, quindi adesso ci sono strumenti fantascientifici, no? Però questa era l'idea del ponte e vedete qui infatti in questa struttura qua sottostante c'era questo traverso che collegava l'arco, questa struttura qui in corten, all'arco esistente. Qui ci sono anche delle cose, io in quel momento là, una ventina d'anni fa, ero più giovane, più inesperto e così via, e per esempio una cosa che a me non mi aveva tanto convinto, però io non me la sono sentita in quel momento lì a quell'età di contrastarla, è stata questa. Questo è apparentemente un arco, ma in effetti sono due cavalletti, due gambe inclinate che sostengono il ponte. Quindi qui c'è un accoppiamento in parallelo tra l'arco a tre cerniere e due gambe così che formano insieme a un pezzo qua sotto di arco un cavalletto sottostante. La parte sopra è stata inserita, praticamente carica, per aspetti estetici, perché l'idea era mettiamo a copiare un arco a tre cerniere con un cavalletto, forse troppo brutta, cioè mettiamo sopra un arco ancorché finto, c'è un accoppiamento tra due archi. L'idea è sempre, l'idea progettuale, la concezione della struttura è sempre dopo una cosa delicatissima, non è facile inventarsi una cosa, anche perché poi per esempio qui c'è la distonia che è notevole, l'arco a tre cerniere in calcestruzzo a certe dimensioni, l'arco in acciaio, anche se uno non pensasse, credesse che questo sia un arco, è funzione d'arco, invece è soltanto un pezzo messo sopra, è molto più sottile di un altro materiale, quindi c'è un certo disordine formale nella soluzione. Qui vi faccio vedere per esempio anche come era stato pensato, quando ci sono questi interventi qua, ci sono anche i rendering di giorno e di notte, per vedere come poteva essere. Diciamo questo, non so come vi sembra, adesso col senno di poi, io direi che se dovessi dare un voto a questa soluzione qui, darei un 20 di incoraggiamento, no? Perché resta di fondo questa distonia tra la parte in calcestruzzo e questa cosa qui, no? Però diciamo, almeno lo studente ha fatto un gruppo di progettazione, è stato diligente, ha cercato una certa... un certo risultato formale, per esempio anche qui vedete ci sono dei specie di balconi pensando che le persone passino sul marciapiede e dopo si possano affacciare sulla valle sottostante e apparire, no? Magari se la versione in acciaio anche in termini di costo di questo tipo. Dunque, su una struttura esistente il vincolo grosso è basta su quello che c'è e farlo star su con non tanto il miglior costo, ma per esempio, se voi pensate, una delle cose che era assolutamente richiesta, qui
inverno ci sono sciatori, quindi non puoi chiudermi un inverno appunto perché lo devi adeguare, l'estate ci sono passeggiatori che vanno su in montagna e non puoi chiuderlo neanche l'estate. Quindi anche l'intervento, la cosa importante, siccome inverno puoi fare, l'estate non puoi fare, essenzialmente deve essere il più corto possibile. Quindi l'intervento deve essere anche veloce, ti concedo un mese, novembre magari, per fare tutto questo lavoro, poi però mi devi riaprire il ponte perché o ci sono i sciatori, ci sono i passeggiatori. Questo è un vincolo grosso. Poi l'altro vincolo, chiaramente la struttura c'è una parte esistente, quindi nel bando di concorso era anche previsto la possibilità di buttare via il ponte esistente e fare uno nuovo. Però se voi avete presente come è stata fatta la valle, la scelta di farlo spalto in fuori è perché sotto c'era uno strapiombo di 100 metri. Quindi pensare, avendo già tagliato i cavi all'estremità, questo è mai nato a tre cerniere. Quindi come fai a smontarlo? Perché non puoi a ritroso togliere i vari conci e così via, perché hai perso, ti sei tagliato i tendini all'estremità. Quindi anche tra le 15-20 proposte che ci sono state, nessuno si è azzardato a dire buttiamo giù e facciamo nuovo. Perché la parte nuova era semplicissima per certi versi, ma buttare giù, come si fa a smontare sta cosa, è una fregata, una nave lunga 100 metri, come si fa? Con sotto lo strapiombo non c'è verso. Dobbiamo costruire una centina. Però lì ti costa più la centina che esatto. Il ponte, no? I cavi interni erano ancora. Sì, però pensate, vedete, se io ho il tendine qua, il muscolo, ancora posso fare così. Se io mi taglio il tendine, chi è che mi solleva il braccio? Quindi era quello, e il taglio dei tendini è stato fatto perché così. Se io non l'avessi fatto avrei avuto un ponte con due incastri a cerniera e mezzo, quindi iperstatico. Quindi con le variazioni termiche non avrei saputo governare la cosa. Era stato scelto di rendere isostatico con tre cerniere e il ponte, l'idea smart. E così tutta la parte di movimenti e quant'altro, termici, il ponte respira, si alza, si abbassa di un po', non conta niente. Questo anche per dirvi, per esempio, in assoluto non ci sono le scelte migliori sempre, e poi ci sono delle soluzioni che magari sono migliori oggi, tra 10 anni si dice ti mettono in soggezione la riparazione del ponte. In soggezione vuol dire che tu non sei più libero, hai dei vincoli a seconda per come lo devi riparare. Questo è un tema importantissimo, per esempio tutti i ponti che adesso sono concepiti non devono presentare soggezioni, cioè vincoli, il termine proprio soggezione, quando l'arbitro fa la soggezione con la Juventus, no? E in modo tale che dopo io comunque posso avere le mani libere per quello che mi può aspettare, quello che mi posso aspettare al futuro. Qui ci sono altre soluzioni, altre viste. Le travi sotto sono proprio a contatto con la parte in centro. La parte sotto, cioè questo traverso qua, oppure sono messe lì, che è l'ultima, un traverso, e poi ci sono delle connessioni in verticale che sostengono l'impalcato a cassone. Quindi non poggia sul traverso? L'impalcato non poggia direttamente sul traverso, sotto ci sono due appoggi, quindi è come se diventasse l'arco a tre cerniere, sotto poi avesse due appoggi e a una certa distanza la mezzeria. Quindi diventa una trave con un appoggio qua e poi accendere in mezzo. Lo schema strutturale diventa questo. Questo è lo schema originale. Qua sotto, sui lati, non c'era pericolo di. Il suolo era roccia, quindi un'ottima situazione. Qua è stato messo un cavalletto in questa maniera, in effetti questo era costituito da questa parte qui, l'ho segnato separato, e poi qui c'era degli appoggi in questa maniera, e quindi era, diciamo, se io dovessi tagliare il sistema, l'arco da sopra mi trasferiva due carichi così,
e a sua volta riceveva la reazione uguale e contraria. Quindi era un sospensorio della mia struttura. E rifatto, il cavalletto sotto era così, sopra l'altro era così, qui c'era un elemento che possiamo indicare così, in effetti erano degli appoggi di pistoni, e quindi parte del pelo finiva sul taglio qua ai pistoni, l'arco trasferiva questa forza dal basso e riceveva questa reazione dall'alto, no? Due sistemi in parallelo. Scusi, c'è anche un vincolo a livello paesaggistico per caso? Ma per esempio, perché gli studi sulla illuminazione? Perché disturbano il volo degli uccelli di notte. Quindi ci sono degli aspetti anche di questo tipo, qui alle volte anche, se volete, anche le volte strumentali. Per esempio, una volta stavo facendo col professor De Girolamo, che forse lo conoscete, ecco, in costruzioni marittime, stavo facendo un parco eolico di Putini offshore nel Golfo di Manfredonia. Lì dopo la cosa si è arrestata perché c'era l'associazione di pescatori dello sgombro del Golfo di Manfredonia, che diceva che le fondazioni di queste turbine eoliche erano dei pali infilati nel mare, da 20 a 40 metri in profondità del mare, disturbavano la fauna ittica. Il parco eolico non si è fatto. Poi voi tra le righe potete immaginare qual è il motivo per cui non si è fatto. Poi un'altra cosa, quando ero a Vince, mi occupavo del ponte di Messina, come vi ho raccontato già, lì un altro aspetto, l'ombra, l'effetto che faceva l'ombra dell'impalcato sulla fauna ittica che stava sotto, che attraversava lo stretto di Messina, che si diceva era intollerabile. Così. Oppure un altro aspetto, lì sempre per il ponte di Messina, che è una rotta, questa è già più motivata, è una rotta degli uccelli migratori, quando vengono, svernano dalla Svezia in Africa, vi passano gli uccelli e questi carri qui potevano ferire o interferire col volo, quindi ammazzare gli uccelli che sbattevano contro questi cavi, no? Quindi c'è tutto questo aspetto qui che, volente o nolente, strumentale o non strumentale, comunque l'attenzione è pure quella tecnica messa. Questa per esempio delle luci notturne sul volo degli uccelli, forse non le sapevate. È così. Questo è un progetto che non ha vinto, io forse dopo sarei dovuto, però non me ne sono sentita perché ero giovane e così via, già il fatto di mettere una sovrastruttura che non serve a niente, no. Questa è la struttura che ha vinto. Come vedete, questo è l'arco tra cerniere ribassate e sotto ha la pancera, no? Che è tra l'altro uno schema molto facile anche da realizzare, perché per esempio sull'estradosso non fate praticamente nulla, quindi vuol dire che con una certa cautela, no? Quindi limitando il traffico, la velocità eccetera, voi lavorate da sotto e sopra può essere permesso il traffico. No? Quello era lo schema, questo è una foto reale in cui vedete per esempio qui i puntoni sotto il cavo quasi non si vedono. Quindi è quasi, per esempio, quando io parlo, quando discutiamo di trasparenza della struttura, questa è oggettivamente trasparente. E se guardate questa, per esempio, vedete che questa operazione qua, il ponte è stato progressivamente sollevato, tirando sotto la pancera, e vedete che qui la cuspide iniziale, l'abbiamo visto subito qua, quasi scomparsa. Giusto? Questo no, magari... No, questo è il punto del ponte. No, dico, non è un intervento invasivo, perché c'è la parte finale, la spalla che...
hanno dovuto bucare per far passare i cavi. Ma lì, guardi, sulle spalle, se pensate ai disegni precedenti, vedete, qua c'è comunque un malloppone di calcestruzzo. Quindi se io anche buco, faccio delle perforazioni, faccio passare il cavo, dal punto di vista estetico non si vede niente. Ma se lei pensa, questa è una struttura che è essenzialmente compressa. Poi, se guarda i disegni, vede, quando è in questa zona qui, è praticamente qua sotto, in una zona compressa, quindi sì, magari ci può essere qualche danno qua sotto, ma forse non è così invasivo. Quindi è una cosa che obiettivamente è efficace, molto semplice. Anche qui vedete, una delle cose più significative nelle soluzioni dopo è la semplicità. Vedo oltretutto, vedo dove arrivano quei cavi, forano intradosso dell'impalcato, di tanto è compressa la cosa, quindi non ci sono cose particolari. No? Poi se lei guarda, lo vede anche qui, sono 7-8 cavi, questi cavi qui, queste funi qui hanno degli spessori dopo fatti visti da vicino, che sono tipo, hanno dei diametri tipo qualche centimetro, quindi rispetto alla questa larghezza qui, che sono 6-7 metri, lei fa questi buchi qua, anzi guardi, qui probabilmente per rendere evidente il disegno hanno ingrandito graficamente il cavo. E se infatti lei guarda qui, o anche qua, sono proprio dei fori, come se dovesse piantare una mensola, quindi non interpolisco una cosa. Questa è invece più infilata, ma viene, no? Da sotto. Questa è un'altra situazione. Ecco, qui forse, qui sopra vede, vede, ha questi cavi qui, però rispetto alla larghezza dell'intradosso è una cosa minima, qui si vede, no? Vede come ci sono dei traversi, questi traversi qua erano tipo quelli che avevamo nella soluzione, quelli col cavalletto sotto, no? Qui sono più piccoli anche perché ce ne sono di più, e questo per esempio è in fase di costruzione, in fase di queste modifiche qua, cosa veniva. Come vedete, una corsia era sempre libera per il traffico, quindi era permesso il traffico, seppure in maniera contingentata, però non era uno stop, una chiusura del ponte totale, quindi si manteneva in vita questa struttura in funzionalità anche con delle limitazioni. Va bene? Vorrei chiudere questi ultimi 5 minuti per vi faccio vedere un esempio che mi avete chiesto di stare in serie in parallelo. Questo sono sistemi ibridi e adesso finiamo di sistemare questo concetto qua vedendo degli schemi più teorici, no? Come vedete, però io vi faccio vedere degli schemi anche teorici, facciamo anche la lavagna, delle cose anche elementari, però dopo dobbiamo avere in testa, come abbiamo visto subito, qual è l'applicazione, cos'è la cosa, l'oggetto reale, perché se no giochiamo. No. Ecco, abbiamo questi due sistemi, uno in serie e l'altro in parallelo. Qual è quello in serie e qual è quello in parallelo? Parallelo e serie. Allora, quello in parallelo è questo, che è esattamente il nostro punto, no? Vedete che ci sono due sistemi, la travatura con comportamento pressionale sotto la fune, quindi c'è il sistema 1 che porta una certa aliquota di carico e in contemporanea il sistema 2 porta un'altra aliquota di carico. Quindi il carico va a metà da una parte e metà dall'altra, diciamo metà da una parte, metà dall'altra, una aliquota da una parte e una aliquota dall'altra. Questo invece è il sistema in serie. Il carico finisce prima sul sistema 1 che la trave sottesa, e poi finisce sull'altra parte. Questo dei sistemi ibridi va pensato, no? In generale non c'è uno meglio, uno peggio.
Per esempio, quello che abbiamo visto prima era legato al fatto che il sistema 1 era resistente e il sistema 2 abbiamo messo sotto per aumentare la resistenza. Un altro modo per mettere i due sistemi in parallelo, per esempio, è questo: riuscire a compensare delle azioni critiche. In questo senso, per esempio, la parte sopra ha delle azioni spingenti verso l'esterno, la fune sotto ce l'ha rientrante, quindi si può formare con questa trave lenticolare che abbiamo visto la possibilità di avere un sistema chiuso in se stesso. Ci sono chiaramente solo i supporti verticali perché la gravità da tutto quanto è stata. Una seconda cosa per cui si accoppiano le strutture è come questa: avere meccanismi portanti multipli, cioè il sistema in parallelo come abbiamo visto sull'arco a trecce nere, parte finisce sulla trave oppure sull'arco a trecce nere, parte sotto la cuna. L'ultimo modo per considerare e valutare l'accoppiamento di due strutture è, per esempio, ridurne la deformabilità. In questo caso qui, per esempio, in questo esempio abbiamo questo edificio ponte, guarda caso si chiama edificio ponte come l'autogrill, in effetti è un ponte, con una struttura a maglia rettangolare come questa, quindi una trave Birendel, che però ha comportamento flessionale, quindi molto più deformabile. Sotto ci accoppio una struttura reticolare con un comportamento molto più rigido. Quindi questa è una possibilità, per esempio, di ridurre la deformabilità della struttura sopra, che ha un comportamento flessionale, accoppiandolo con una struttura che abbia un comportamento invece reticolare come questo. Se considero non la trave Birendel così, la trave reticolare così, ma considero la trave Birendel così e la trave reticolare così, che altro problema strutturale di accoppiamento mi viene in mente? Che voi probabilmente avete visto a sismica l'anno scorso. La trave Birendel in verticale è un telaio di piano. Trave reticolare in verticale è essenzialmente una lama di controvento. Quindi questo problema in orizzontale riguarda per esempio un ponte, un edificio fatto così. Se lo mettete in verticale riguarda l'accoppiamento tra una struttura intelaiata e una lama di controvento. È per quello che se io studio il ponte così, se dopo mi mettono il ponte così, lo chiamo con un altro nome, sarà un problema strutturale lo stesso. Questa è una flessibilità di vedere la struttura, di comprendere cosa state facendo, come si comporta la struttura, che è la cosa importante da imparare qua. Non è tanto la formula coefficiente così. Va bene? Sentite, oggi credo che ci siamo guadagnati la giornata. Va bene? Anche a casa? Siamo soddisfatti oggi? Sì. Bene, allora, aspettate un attimo, mi vedete? Sì. Facciamo così, rimettete in ordine tutte le idee e mettetevi in ordine l'esempio e consegnatemi la cosa in modo tale che giovedì possiamo discuterla, correggerla assieme e quant'altro, d'accordo? Arrivederci. 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 La presentazione poi ce la caricherà su Classroom o su Slideshare?